I grandi campioni solcano le acque di Taranto in occasione di Dominate the Water, circuito nazionale di nuoto di fondo in acque libere. La città dei due mari è la seconda tappa della competizione partita a Lignano a fine luglio. In acqua anche il campione olimpico Gregorio Paltrinieri, ideatore del circuito. È bello, oggi c'era un sacco di corrente comunque, è stata una gara tosta. È la mia prima gara della stagione, ricomincio qua, è la stagione 2022-2023. Il mare è super bello, è stata competitiva, c'erano ragazzi che spingevano, che andavano forte, quindi un bel weekend di gare. A connotare l'iniziativa, la grande attenzione alla sostenibilità e alla promozione dei territori interessati. Grazie a Gregorio Paltrinieri e grazie soprattutto alla Federazione Italiana Nuoto per aver scelto Taranto come sede del Dominate the Water. Una bella presenza di pubblico, anche gli atleti, oltre le aspettative, più di 240 iscrizioni, più del 50% che viene da fuori regione, che ha la possibilità di vedere il nostro patrimonio archeologico, turistico, culturale, la nostra risorsa mare, in questo bellissimo scenario che si può descrivere come un vero e proprio stadio naturale, che è il canale navigabile sopra il castello. Quindi una vera bella giornata di sport che, diciamo, mette Taranto al centro degli eventi internazionali e che comunque può dare effettivamente, ci può permettere di avvicinarci nel migliore dei modi ai giochi del Mediterraneo.